sui teleschermi. Il Kuwait è stato liberato. L'esercito iracheno è stato sconfitto. I nostri obiettivi militari sono stati raggiunti. Il Kuwait, una volta di più, è nelle mani dei kuwaitiani che controllano il loro destino. Noi condividiamo la loro gioia. Gioia mitigata solo dalla compassione per la dura prova che hanno dovuto sostenere. Oggi, una volta di più, la bandiera del Kuwait sventola sulla capitale di un paese libero. E la nostra bandiera sventola con gioia. Sei mesi fa, l'America e il mondo hanno segnato una riga sulla sabbia. Abbiamo deciso che l'aggressione contro il Kuwait non poteva resistere, non poteva continuare. Oggi l'America e il mondo hanno mantenuto la loro promessa. Questo non è un momento di euforia, certo no, neanche un momento di gloria, ma è un momento di grande orgoglio, orgoglio per le nostre truppe, per i nostri soldati, per gli alleati, per il nostro paese, per la forza e la decisione, per una vittoria veloce, giusta, decisiva. E quanto prima allargheremo le braccia per dare il benvenuto qui in America ai nostri magnifici combattenti. Nessun paese può vantare vittoria, nessuno può dire che la vittoria è soltanto sua, non è stata una vittoria soltanto del Kuwait, è una vittoria per tutti i partner della coalizione, la vittoria per le Nazioni Unite, per il diritto. Dopo essermi consultato con il ministro della difesa, Cheney, con il presidente degli Stati Maggiori riuniti e i partner delle coalizioni, ho il piacere di dirvi che a mezzanotte oggi, ora della costa orientale, esattamente 100 ore dopo l'inizio dell'offensiva terrestre, dopo 6 settimane dall'avvio dell'operazione Tempesta nel deserto, tutte le forze degli Stati Uniti e della coalizione sospenderanno le azioni di combattimento offensiva. Dipenderà dall'Iraq se questa sospensione delle azioni offensive da parte della coalizione diventerà un cessate il fuoco definitivo. Le condizioni per un cessate il fuoco formale definitivo richiedono queste condizioni. L'Iraq dovrà liberare immediatamente tutti i prigionieri della coalizione, tutti i cittadini di nazioni terze. L'Iraq dovrà liberare tutti i detenuti kuwaitiani. L'Iraq dovrà anche informare le autorità kuwaitiane del luogo e della posizione di tutte le mine in terra e in mare. L'Iraq dovrà adempiere appieno tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quindi annullare l'annessione del Kuwait all'Iraq, accettare in principio la responsabilità dell'Iraq a pagare i danni di guerra provocati dalla sua aggressione al Kuwait. La coalizione invita il governo iracheno a designare i comandanti che entro 24 ore si incontrino con le loro controparti della coalizione alleata in un luogo da definire per organizzare in dettaglio un cessato il fuoco. Ho chiesto inoltre al segretario di Stato Baker di chiedere che ci sia un incontro del Consiglio di sicurezza dell'ONU per gli accordi necessari per porre fine al conflitto. Questa sospensione delle operazioni offensive è legata al fatto che l'Iraq non faccia fuoco sulle forze della coalizione e non lanci nessun missile scudo contro nessun altro paese. Qualora l'Iraq dovesse violare queste condizioni, allora le forze della coalizione saranno libere di riprendere le operazioni militari. In ogni occasione ho ripetuto al popolo iracheno che la nostra non è un conflitto contro di loro, ma contro i loro leader, segnatamente Saddam Hussein. E così continua ad essere. Voi, popolo dell'Iraq, non siete il nostro nemico. Noi non vogliamo la vostra distruzione. Abbiamo trattato i vostri prigionieri di guerra con lealtà. Questa guerra è stata combattuta dalle forze della coalizione solo come ultima soluzione, soltanto quando abbiamo visto che questo era l'unico modo per ripristinare la pace. Ora cerchiamo di guardare al di là della vittoria e della guerra.
Affrontiamo la sfida più grande, quella di assicurare la pace. In futuro, come già in passato, continueremo a consultarci con i partner della coalizione. Abbiamo già meditato e riflettuto molto a quello che potrà essere le iniziative del dopoguerra. Il segretario di Stato Baker ha già avviato delle consultazioni con i partner della coalizione per il futuro. Non vi potrà essere una risposta unicamente americana a tutte le sfide del futuro, ma noi possiamo aiutare i paesi della regione e essere un catalizzatore di pace. Mosso da questo spirito, da questi principi, il segretario Baker andrà la prossima nella regione per avviare un nuovo round di negoziati. La guerra ora alle spalle, quello che ci aspetta, quello che ci sta di fronte è il compito molto difficile di assicurare una pace lunga e duratura. Ma questa notte siamo fieri e orgogliosi di quello che abbiamo realizzato. Rendiamo omaggio a chi ha rischiato la sua vita e non dimentichiamo mai chi veramente ha dato la vita. Che Dio benedica i nostri valorosi soldati e le loro famiglie. Li ricorderemo sempre nelle nostre preghiere. Buonanotte e che Dio benedica gli Stati Uniti d'America. Bene, abbiamo quindi ascoltato questo attesissimo discorso del presidente americano Bush, in cui in sostanza si dice che le operazioni di guerra, i combattimenti cesseranno alle 24, alla mezzanotte ora del Golfo, e non riprenderanno a meno che le truppe di Saddam Hussein non attacchino appunto quelle alleate o che Baghdad lanci ancora dei missili in territorio appunto tipo saudita, Israele e così via. Sentiamo comunque una valutazione di queste dichiarazioni da Italo Galliano, da New York. Beh, intanto il fatto importante, la realtà è che fra 2 ore e 51 minuti non si sparerà più, almeno da parte delle forze alleate. George Bush ha preso in anticipo il Consiglio di sicurezza dell'ONU con l'aiuto dell'Iraq, che non ha voluto sottoscrivere le 12 risoluzioni e quindi gli ha lasciato l'iniziativa. Ora la possibilità per l'Iraq è soltanto di accettare queste 4 condizioni che Bush pone, cioè liberare tutti i prigionieri della coalizione, i cittadini stranieri, liberare tutti i detenuti kuwaitiani, indicare dove sono collocate le mine sia in terra che in mare, adempiere tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU ed accettare la responsabilità dei danni. La responsabilità dei danni gli iracheni l'avevano già accettata, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza le devono adempiere perché altrimenti il Consiglio di sicurezza non vota il cessate il fuoco. La decisione delle forze alleate è unilaterale, ma naturalmente i combattimenti possono riprendere in qualsiasi momento se l'Iraq continua a fare il gioco del mercante che tira continuamente al ribasso. A questo punto le possibilità per l'Iraq di sfuggire a questa tagliola sono molto poche. Ha ricevuto un nuovo ultimatum e questa volta è costretto a uniformarsi. Dunque, poco fa ho detto le ore 24 del Golfo come orario di cessazione dell'ostilità, naturalmente Bush ha detto invece alle 24 ora dell'ONU, delle Nazioni Unite, quindi di New York, che corrispondono alle nostre ore 6 qui in Italia, quindi fra circa 3 ore. Bush quindi si va verso, speriamo, questa pace, la fine delle ostilità dopo 209 giorni dallo scoppio della crisi del 2 agosto del 90, e 42 giorni di guerra e 4 di offensiva terrestre, quella che pare abbia deciso le sorti di questo conflitto. Comunque una notizia appunto che ci è giunta poco fa, secondo la quale l'Iraq, pur sapendo che gli alleati appunto accetteranno solo una resa incondizionata, non rinuncia a porre delle condizioni, facendolo quantomeno attraverso i microfoni della emittente nazionale. Questa notte infatti Radio Baghdad ha affermato che l'Iraq accetterà solamente una pace onorevole e giusta e che non rinuncia ai suoi ideali obiettivi, in particolare l'obiettivo della liberazione della Palestina. Ed ora vediamo comunque alcune notizie dal teatro della guerra, che almeno fino a poco fa e fino a, appunto alle 6 ore italiana è ancora in corso. Nelle ultime ore non si sono segnalate perdite nel fronte alleato, la resistenza opposta dagli iracheni infatti è stata quasi nulla.
il reparto delle Screaming Eagles, cioè le aquile urlanti di fanteria trasportata con elicotteri della 101esima divisione statunitense, è arrivato a 150 km da Baghdad. I soldati hanno tagliato la superstrada 8 che collega l'Iraq al Kuwait, aprendo crateri nell'asfalto, bruciandone a tratti la superficie e bloccando infine la sede stradale con le carcasse di almeno 17 autocarri iracheni appositamente distrutti. Questo fulmineo a fondo era partito all'alba di lunedì scorso, quando migliaia di uomini sono avanzati a bordo di centinaia di elicotteri per attuare l'offensiva in atto che il comando della divisione definisce l'attacco elio trasportato più imponente della storia della tecnica militare. Nel giro di poche ore gli elicotteri hanno portato in territorio iracheno più di 3.000 soldati, preceduti dagli elicotteri di combattimento Apache che hanno aperto la strada a questi soldati. Nel corso di oltre 2 giorni di offensiva sono stati uccisi in combattimento solo 2 soldati iracheni e 22 altri sono rimasti feriti, mentre ne sono stati fatti prigionieri almeno 40. Bene, il giornale e questa edizione straordinaria finisce qui, e la prossima alle 6, ora in cui dovrebbero cessare i combattimenti nel Golfo. A più tardi.